Adesso chiaramente riparlano di togliere la dicitura padre e madre dai documenti, perché la famiglia è un nemico, l'identità nazionale è un nemico, l'identità di genere è un nemico, tutto quello che ci definisce per loro è un nemico. È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. È il loro gioco. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genere LGBT, cittadini X, dei codici. Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete, non me lo toglierete. Mi vergogno di uno Stato che non fa niente per le famiglie, mi vergogno di uno Stato nel quale tutti parlano degli asili nido gratuiti e nessuno li fa. La proposta l'ha portata Fratelli d'Italia, bocciata. Io voglio dire che non credo in uno Stato che mette il desiderio di legittimo di un omosessuale di adottare un bambino di fronte al diritto di quel bambino di avere un padre e una madre, semplicemente perché l'omosessuale vota e il bambino no. Uno Stato giusto si occupa del più debole, di quello che non si può difendere da solo.